sold-out e standing ovation da parte delle oltre 6.000 persone che questo weekend al Teatro Pala Partenope di Napoli hanno assistito al debutto nazionale di Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele prodotto dalla Ingenius. Gli autori Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, con 30 delle 400 canzoni scritte dall'Uomo in Blues, hanno cucito uno spettacolo in cui i brani sono l'anima dei quadri teatrali. La chitarra di Fabio Massimo Colasanti, direttore artistico di Musicanti, che con Pino Daniele ha condiviso gli ultimi 20 anni di produzioni e di vita, ha trainato una band di musicisti che hanno accompagnato nei tour il cantautore scomparso nel 2015, Roberto D'Aquino al basso, Fabrizio De Melis alla viola, Alfredo Golino alla batteria, Ossam Ramzi alle percussioni, Simone Salsa al sax, Elisabetta Serio al pianoforte e alle tastiere. Era doveroso per la città, per tutto quello che comunque Pino è Napoli, insomma, Napoli è di Pino, raccontiamo quella Napoli là, quindi noi veramente pensavamo nella nostra testa all'inizio ci arriviamo, invece no, poi alla fine ci siamo resi conto che ci stiamo partendo. Quindi. Bisognava partire e ripartire da qui, già che l'ultimo concerto con Pino è stato fatto il 16 dicembre 2014, proprio qui al Pala Partenope, quindi è bello poter partire da qua e riprendere, trasformandolo in alcune cose con la storia inventata e con le musiche che invece sono rimaste intatte, quindi era importante partire da qui. Il musical in due atti descrive la storia di Antonio, interpretato da Alessandro Dauria, che scopre che lo sconosciuto padre gli ha lasciato in eredità un locale, il Waymen, che si convince a salvare dalla chiusura. Si innamora della bella cantante Anna, interpretata da Noemi Smorra, che deve sottrarre all'arroganza di O'Chic, un Leandro amato, che si muove come un equilibrista in bilico su una fune. Dall'incontro con Dummi, interpretato da Pietro Pignatelli, si dipana la storia, ma su tutto ci sono le canzoni, alcune delle quali tirate fuori da uno scrigno quasi sconosciuto come Acque Rose, Qualcosa o Tira Carrette, e poi tra le altre le storiche Natazzulelle Caffè, A me mi piace blues, A sei stocca e Quan Chiove. Attori e danzatori si sono mossi all'interno di una scenografia imponente, sviluppata su 4 piani, sulle coreografie di Cristina Menconi e con la regia di Bruno Oliviero. I musicanti tornano in scena anche il prossimo weekend, 14 e 15 dicembre alle 21 e il 16 dicembre alle ore 18. E a grande richiesta e sull'onda del sold out del primo fine settimana di debutto, si replica anche il 21, 22 e 23 dicembre. Parla di libertà.